Il report della Commissione è frutto anche di un percorso che, visto che siamo all'Assemblea di metà mandato, parte chiaramente da anche 2 anni di lavoro svolto, che sono stati sintetizzati anche in un video di 1 minuto e mezzo per ogni politica, che però non vanno dimenticati perché sono un lavoro svolto che è radice del passato e porta anche verso il futuro. Per cui li cito solo brevemente, perché da Move Congress a Move Week, che si continua a reputare che sia una grossa manifestazione che abbia delle grossissime potenzialità ed è già un intreccio tra le politiche, a queste arrivo poi, alle attività di cooperazione svolte in Libano e in Sahara e anche con delle modalità in particolare nuove che verranno poi approfondite dalla parte del calciastorie, che è un intreccio anche questo tra politiche di intercultura e politiche di educazione, per cui con la parte anche delle politiche sociali, a tutta la parte anche di intercultura, di multiculturalità classica, tipo mondiale antirazzisti o aspettando i mondiali. E questo lo dico perché nella storia poi si è creata l'intreccio tra le politiche, partendo anche da un minimo comune denominatore che è quello della difesa dei diritti e la lotta contro le diseguaglianze sociali, che hanno fatto sì che le 5 politiche si incrociassero, si incontrassero e cominciassero a sviluppare sempre più consapevolmente degli intrecci comuni per portare nella WISP di per sé anche l'idea di una politica integrata sui temi di carattere sociale, chiaramente. E per cui in questo percorso nel report fa parte l'intervento di tutti i relatori che hanno mirato, partendo dal macro ad arrivare al micro, sono partiti dai problemi globali per arrivare ai problemi che ci sono nelle nostre città. Questo percorso qua, nel nostro caso, è stato portato avanti da Mauro Valeri, che ha anche partecipato al report, alla commissione del venerdì sera, e nella commissione abbiamo voluto, come dire, vedere qual è la prospettiva della città reale per arrivare attraverso, come dire, anche un'immersione di nuovo nei comitati, nelle realtà territoriali, nelle buone pratiche che queste realtà ci potevano offrire, vedere come riemergere, ridare linfa vitale anche alla stessa politica, alle stesse politiche sull'intercultura, sulla multiculturalità, sulla cooperazione. E noi abbiamo anche visualizzato con un sistema multimediale che adesso non ho portato perché non è completo, che si chiama Prezzi, per cui una sorta di PowerPoint interattivo, l'idea della città reale, con tutti gli spazi e i luoghi che noi consideriamo fondamentali, insomma, su cui bisogna agire, per cui dalle periferie piuttosto che le piazze, la parte pedonabile, la parte non pedonabile, le piste ciclabili anche, ma gli impianti sportivi, lo stesso comitato WISP, il comune, tutti i luoghi, insomma, sensibili in cui inserire le nostre proposte, le nostre attività quotidiane, le nostre buone pratiche, perché queste buone pratiche, e qua mi riallaccio anche a quello che ha detto Santino prima, da buone pratiche diventino pratiche consolidate. In questo caso ci sono stati anche degli esempi durante il report che hanno fatto sì che alcuni dei nostri progetti consolidati sul territorio, in questo caso il calciastorie, fossero dei progetti a termine, a scadenza, per cui durati un anno, ma hanno consentito sul territorio di sviluppare comunque una politica che andasse al di là della progettualità e anche del finanziamento stesso, una politica che diventasse un'opportunità, perché noi dobbiamo far sì che anche quello che proponiamo sul territorio diventi opportunità per il futuro, per sviluppare, insomma, delle sinergie da questo punto di vista. Così come con le altre politiche abbiamo individuato delle parole chiave. La nostra prima parola è la città che accoglie. Noi ci siamo molto focalizzati sulla parte del territorio, sul luogo fisico, sulla città e sugli spazi della città. Per cui la città che accoglie contro la città della paura, del pregiudizio che innalza muri. Abbiamo pensato che l'intersettorialità, non solo l'intersettorialità interna, cioè tra le nostre politiche, ma l'intersettorialità chiaramente con le attività, ma anche con altri, con il pubblico piuttosto che con il privato sociale, fosse comunque un valore e una modalità da raggiungere. Abbiamo pensato che
la formazione dei dirigenti, la nostra formazione dei dirigenti, per far sì che questi nuovi dirigenti avessero comunque una formazione sempre più di alta competenza anche sulle politiche che noi vogliamo portare avanti in maniera anche integrata. E abbiamo creato insomma un modello virtuale in cui per quanto riguarda le politiche che rappresento ci sia una sorta di circolarità tra la parte dell'accoglienza e dell'interculturalità legata all'educazione, alla mondialità e alla cooperazione internazionale. Questo anche secondo i riferimenti di Mauro Valeri, che parlava dei nuovi input dati dalla Commissione europea in questo senso. Siamo dell'idea che il modello e i piccoli esempi di buone pratiche a livello locale possano diventare di nuovo modello di riferimento anche virtuale e di sintesi di politica per creare quello che crediamo sia una sperimentazione insieme alle altre politiche da fare nelle città nel prossimo periodo. Noi ci rincontreremo nel mese di gennaio e di febbraio e faremo un seminario di 2 giorni sulla nostra parte, portando comunque tutti i contributi delle altre politiche, perché crediamo che comunque da 5 politiche noi dovremmo diventarne una sola. Grazie. Grazie Carlo.